far ritornare i cantieri di lavoro, in particolare quelli edili, alle condizioni degli anni 50, alla concorrenza sleale verso quelle aziende che rispettano le regole e i contratti. Noi stiamo continuando un'iniziativa contro questa tragedia rappresentata dalle morti sul lavoro, e anche i fatti tragici di fine settimana ci dicono che bisogna contemperare il profitto con la sicurezza delle persone. Non è possibile mettere a repentaglio vite umane per la voglia di tornare a fare rapidamente degli utili. Bisogna anche non avere fretta, bisogna fare in modo che i datori di lavoro non chiedano di accelerare sempre di più la prestazione. E proprio in questo periodo in cui andiamo verso la ripartenza, il rischio è quello che per far ripartire in fretta l'occupazione si vengano meno i controlli. Stamattina speriamo che questo governo manifesti una disponibilità nel mettere in sicurezza oggi quello che è il sistema degli appalti e dei subappalti, anche perché noi nella nostra proposta chiediamo di istituire una patente a punti dove datori di lavoro che violano le norme sulla sicurezza vengono escluse dagli appalti nella pubblica amministrazione. Dove il sindacato, gli RLS non sono molto presenti, gli imprenditori, i datori di lavoro. È chiaro che questa pandemia ha lasciato delle macerie che si chiamano precarietà, si chiama lavoro e si chiama povertà. Quindi è un problema strutturale che la politica deve affrontare, facendo leva sulla grande opportunità delle risorse che arrivano dall'Europa. Abbiamo 6 missioni importanti, investimenti importanti anche con i fondi strutturali e quelli nazionali, quindi il tema sicuramente della salute, il tema della scuola, il tema delle infrastrutture e il tema della ricerca, l'innovazione e digitalizzazione può essere una grande ripresa, una grande opportunità di ripresa per il volano e la crescita di questo territorio e di questo paese. Abbiamo tanti strumenti oggi, bisogna procedere ad assunzioni di personale di vigilanza e di ispezione, di medici del lavoro, bisogna avviare corsi di formazione già nelle scuole, nei luoghi di lavoro, anche per i datori di lavoro, e bisogna assolutamente impedire che causa le cosiddette semplificazioni saltano le barriere di protezione per l'applicazione dei contratti, delle misure di sicurezza e per eliminare quella nefandezza che è l'aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso, che tra le altre cose provoca pure infiltrazioni della malavita. Siamo anche molto preoccupati per quello che si discuterà questa mattina al governo, e quindi questo decreto semplificazioni che all'interno contiene delle norme che modificano il codice degli appalti e che rendono più insicuro il lavoro nel settore degli appalti, almeno a nostro parere. A tutti. Grazie a Gianni Cortese, segretario generale.